Abbiamo fatto perché per il nostro Luca nel 97 non c'era un posto dove accogliere Luca che aveva 15 anni dopo la rianimazione. Quindi noi abbiamo fatto questa piccola unità connotata da degli specifici molto avanzati, diciamo. Ma l'abbiamo voluta noi in questo modo proprio perché per esperienza diretta avevamo visto che c'era un vuoto. Vediamo un pochino di sentire quali possono essere le vostre domande che vi ponete. Dove, in che zona d'Italia siete? Allora, guardi, le spiego subito. La casa dei risvegli è una struttura riabilitativa post-acuta, quindi nel senso che vengono, sono 10 posti, vengono trattate persone dopo la fase acuta, come è stata per voi la rianimazione. Sono stato in coma nel 95 e dopo 3 mesi, dopo un mese, in effetti un mese dopo svariati anni di terapia, sono arrivato lentamente al piano che sono adesso, che spero si possa pensare che sia di miglioramento. Gli attori lavorano sulla qualità di ogni singolo momento, cioè sono concentrati sul farla al meglio, non sul farla e speriamo che vada fatta bene. Questo lavoro sulla qualità è la differenza tra un allievo e un attore, tradotto in cose concrete. Quando siete alla fermata dell'autobus, Tutti verso di me. per dire un momento qualunque di questo spettacolo, la E qualità ora. con cui voi state alla fermata dell'autobus, con cui guardate a sinistra per vedere se arriva l'autobus, la sorpresa che si dipinge È sul vostro arrivato volto l'autobus, vai quando qua. l'autobus non si ferma, sono tutti frammenti di un racconto che voi dovete raccontarmi al massimo della qualità. Braccino in alto, chi deve avere il braccino in alto? Facciamo seduto. Lo rifacciamo un'ultima volta allora, e poi pausa. Fai canestro davanti a lui. Esulta, bravo, riprendi la palla e te ne vai. Praticamente mi ha preso sotto una macchia rumena. Il coma dopo è durato 22 mesi. La mattina dopo il dottor Sturiale mi ha staccato le ossa rotte, perché prendendo la botta ti spacca le ossa e le ossa sono la parte più forte del suo corpo, a parte qua. Le ossa rotte, mi ha tolto le ossa qui, dopo un mese questo. Da parte le belle persone che ho incontrato, perché appunto ho incontrato gli amici di Luca, ho incontrato alcune persone veramente valide che mi sono state vicine, che mi hanno aiutato, però in generale da quando si esce, diciamo, dall'ospedale, non hai supporti, non hai aiuti né, diciamo, economici e neanche soprattutto morali, cioè qualcuno che ti aiuti, che ti stia vicino in questa evoluzione, perché questi ragazzi che escono dal coma arrivano a casa, che sono allettati, cioè partono praticamente da zero, nemmeno parlano. E proprio io ho dovuto fare una riabilitazione con questa lunghissima che dura ancora adesso, però nel corso di questa riabilitazione, quando riescono a metterti in piedi la persona e fa due passi, dico solamente due passi, la persona è già a posto, non fanno più niente, ti devi arrangiare. In sopra, upstairs. Tu indicami, dai in alto però. Vai, vai. Passo. Dalla parte, di qua. Alza la mano. Più alta. Più alta.
Fammi vedere quanto. A destra. Dai, sopra. Sopra. Ci sei sopra. A posto. Quella è la signora. Questa è la signora. Qui lavori. Ma lì cosa no. Si fa poi? Beh, ci sono tante cose legate al calcio, alle moto. Legate al calcio? Antonio, te lo faccio un passaggio laterale, eh? Antonio! Wow. Enrico! Alessandra! Noi proponiamo, diciamo, 12 incontri iniziali nel quali instaurare una relazione cercando di costruire un ambiente laddove risulti più facilitante, proprio personalizzato, dato che il laboratorio è modificabile in ogni suo aspetto, è un setting controllato che si può avvalere di luci colorate o luci più neutre, di musiche facenti parte della storia del soggetto piuttosto che oggetti di tipo universale, come può essere una bacinella d'acqua, oppure proprio un oggetto che fa parte della storia del protagonista che entra dentro. Quindi abbiamo la possibilità di azzerare quelli che potrebbero essere i disturbi e invece potenziare quello che può essere un ambiente facilitante. In questo luogo, che è la casa dei risvegli, io aggiungo sempre Luca De Nigris per non dimenticare il fatto che questa realtà è dedicata a un bambino che era figlio mio e di Maria, la mamma di Luca, ma che comunque è un ragazzo che simboleggia tante persone come quelle qui dentro che affrontano una realtà molto diversa, molto complessa e che è difficile da raccontare, però riescono in qualche modo a tornare alla vita. Quindi quando una persona torna alla vita, noi diciamo che Luca è vivo tra noi, quindi la casa dei risvegli Luca De Nigris è un luogo di vita. Quando Luca era ricoverato a Innsbruck, noi chiamammo dei burattinai perché venissero a tentare, attraverso la memoria del teatro di Luca, di trovare elementi di risveglio. Loro vennero a fare delle cose per Luca, anche per gli altri degenti di quella clinica in Austria dove eravamo, e ci rendemmo conto che il teatro era importante. Allora ci chiedemmo: se era importante per Luca, che aveva nella memoria il teatro, forse lo poteva essere anche per persone che non avevano il teatro come risorse. Quindi l'abbiamo provato a svilupparlo qui nella parte clinica, ma anche qui nella parte della risocializzazione. Tu l'hai fatto il militare? Sì. Cosa hai fatto? Paracadutista. Paracadutista? Sì. Ok. Allora? Prego. Attenti! Nomina del generale. Sull'attenti. Ha detto Alessandra, lei è già fuori da questa selezione. Cadetto Antonio. Mi piace il suo sguardo vivo. Grazie. Lei è pronto a servire la patria? Sì, la patria è pronta. E allora le consegno la medaglia del generale e dell'appunto alla divisa. Alberto, senti io. Potresti d'acqua? Antonio è una persona che io seguo ormai da diversi mesi, è partito da una forma molto alta di inerzia con poca possibilità di motricità, era difficilissimo fermarlo da certi automatismi, per esempio saper aspettare e cantare insieme una canzone invece di anticipare il verso. Questo era uno degli automatismi che entrava, per cui lui esauriva già il testo nella prima strofa, oppure non tollerava di aspettare la procedura e quindi poter fare un'azione era molto difficile riuscire a seguire una sequenza.
C'era una memoria labilissima della vita precedente al trauma e anche molto confusa. Infatti grande parte del lavoro è stato fatto per ricostruire un orientamento nello spazio e nel tempo e avere uno sviluppo cronologico della sua vita da quando è nato fino ora, che insomma è il momento forse più difficile da digerire e da ricostruire. Vale. Mi sposate? Sì. Con chi? Con un uomo di nome Luca. Luca. E tu? Agnese. Akenesh. Ungherese la mia ragazza. Ungherese? L'hai mai vista l'Ungheria? Sì. Ieri ero in Ungheria. Ieri? Sì, ieri ero in Ungheria. Sono andato a prendere mio figlio. Antonio, ma tu hai visto qua? La mattina no. Enrico. Che ti piace Vasco, vero? Sì. A me piace tanto quella che ha un senso, l'hai sentito? Che è nella cartella Vasco. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. E solo dopo che loro sono andati via, li risaluti e ti accorgi che per la seconda volta non ti hanno calcolato. Non ti hanno calcolato ancora. E il primo passaggio è così. Quindi non iniziare subito a essere drammatico, non c'è bisogno. La prima cosa è li saluti, li vedi un po' in lontananza che si incontrano, poi vanno via. Ma credo che proprio alla fine, sempre sulla finale. Al finale capisci che c'è qualcosa che non va. Fa. Questa piccola storia me la devi raccontare solo rimanendo fermo. E beh, c'è Iuri, Rodempia, Sicilia, li saluti, tutti cantano. A un certo punto parte una piccola porta qua dietro e si muove. No, dietro di te c'è una porta che si muove. Dietro di te, da questa parte verso di te. Le porte stanno ferme. Via quella mano dal mento, non hai bisogno, è già chiarissimo che stai pensando. Vabbè, sì, vai, 5. Tieni, tieni la mano fino alla bocca, è bravissimo. Bravo Paolo, bravo. C'è una porta che viene qui davanti. E si ferma. Qualcun altro che entra? Terzo gruppo, un pezzo lì che mi avete visto. Per me fa parte un po' della mia storia. Quando andavo in giro, andavo in un posto buco dove andavo, mi fermavo, stavo lì, mi piegavo, mi guardavo la faccia, come dire, mi conoscete o non mi conoscete? Mi buttavo avanti per farmi vedere chi ero, che esistevo ancora, e per vedere se mi conosceva e sapere chi devono chi ero, sostanzialmente. Qui mi è servito moltissimo. Quindi mi faccio quella scena lì. Faccio vedere, mi butto avanti, saluto la gente, capito, poi tanta gente mi è capitato, che mi conosceva anche, o che non mi voleva più conoscere, anche, mi è capitato anche questo. Mi è andato avanti, sono una vita, ho costruito una vita nuova, e sono qui. Bravo Paolo, bravo, bravo, bravissimo. Tutti quanti, uniti, stati in coma. Il teatro, vedo, ci miglioriamo sempre tutti quanti. E appunto perché è uno stimolo, è un allenamento. È un po' come i bambini, come quando i bambini, per far imparare le cose, li fai giocare. E nel stesso modo giochiamo imparando le cose, in certo senso, così. Dai, è solo un'improvvisazione. Dai, non essere triste. È teatro, quando si fa teatro bisogna sorridere. Sorridere. Vero che bisogna sorridere? Visto come ha spinto la porta che sembrava andare da sola. Eh,
Paolo, portatevelo fuori. Là? Dopo uguale. Ok, andiamo, dai Paolo, su. Gisella. Gisella. Oggi Gisella è veloce. Allora facciamo piccolino. Gisella. Grande. Gisella. Vorrei vedere dei gruppi di tre. Ok, cominciate a muovervi nello spazio. Se questa è. Cominciatevi a muovere nello spazio cercando più spazio possibile. Mi sto solo riposando, a te non capita mai. Metto una frase, poi sono due, alla fine siamo arrivati a quattro. Finché stiamo all'interno, diciamo, del così un quarto d'ora di lavoro, andiamo alla grande. Provo a richiedervelo alla fine. Lo ripetiamo un'ultima volta, un due volte, che è: mi sto solo riposando, a te non capita mai, oggi fa così caldo, vorrei essere ad Alassio io, poi ognuno vuole essere dove vuole essere. Ok? Poco dopo il coma ero niente fondamentalmente. Invece col passare del tempo è come se una parte di me si liberasse. Che in alto. Questa qui è la calatea, te lo sai, è quella che si apre e si chiude di sera. Anche sì, questa qui poca acqua, bagna solo quando vedi che ne ha bisogno, te lo sai come gestirti da sola. E man mano mi sto riappropriando di parti di me che dopo il coma non usavo e poi ho ricominciato a usare. Le piante mi piacciono un sacco. E poi le piante come se fossero persone. Guardi un po' verso di lui, sfuggita. E poi adesso le dai i fiori. Allunga la mano. Esatto. E tirala indietro lentamente. Perfetto, ok. Ma sinceramente sono un po' di anni che parto carico per col scenico, quindi comincio ad essere un po' abituato. E poi quando ero giovane, molto giovane, io non parlavo nell'assemblea, quindi ero abituato a fare che fare, avere un mio pubblico. Anche pubblico femminile, ricordi? Soprattutto. Soprattutto? Soprattutto. Un ragazzo vuole, uno finto. Avevo delle fans proprio, che sapevo dove abitavo. Dopo l'assemblea così mi veniva a suonare proprio chi mi voleva vedere. Non so cosa è voluto commentare. Che fai? Cosa raccontare? Sono tranquillo, più che altro un po' dobbiamo riprovare alcune scene come con Martina, con le novità dei video. Non sono molto
affermato che anche abbiamo provato ieri in teatro, però erano sono prove, erano fatto, non sono le abbiamo disabilite proprio da ieri quasi. E quindi non sono a saldissimo, però non ho problemi di si può correggere, ecco, in che senso. Il teatro non serve per far sì che tutti andiamo a casa più tranquilli, applaudiamo e ci commuoviamo, ma perché ci muoviamo. Il rapporto che c'è tra il lavoro dei ragazzi e il lavoro del pubblico è di movimento, è di mobilità sul pubblico, non è tanto quanto si sanno muovere, come si sanno muovere e quanto hanno progredito, ripeto, ma quanto comincia la dinamica del pubblico ad avere altri gesti, altra mimica, altro movimento. Questo a me è servito per capire quanto dovevo concentrarmi anche sul mio lavoro e sul lavoro che io faccio in parte nella casa dei risvegli, che è quello di svezzare, quasi di lavorare sulla parte prematura, sulla parte in incubazione di tutto il pubblico che oscilla come un pendolo tra il poverini, che peccato, guarda lo sforzo, guarda la fatica, hai visto che roba, hai visto cosa si può fare, hai visto dove si può arrivare. Il lavoro, questo che molto spesso il pubblico, fortunatamente sempre meno dice, ma diceva e in parte dirà ancora, è un lavoro, e non se ne accorgono, che è fatto su di loro, sulle loro immobilità, sulle loro atrofizzazioni, sui loro danni, appunto anche quelli abbastanza invisibili, spesso innati, spesso congeniti, spesso atavici. You'll find you gotta hold on.
È stato bellissimo. Io dico che la terra è carma e carina, non finta, capito? DC devo dire? Seconda battuta. Seconda battuta. ITC martedì, seconda battuta. Che ci commuoviamo un po' quando vediamo quello che lui fa. Stiamo bene, stiamo benissimo. Siamo carichi. E rispetto alla lunghezza del documentario, tutte quelle ore che avete diciamo ci avete messo a fare queste interviste materiale mo su vostre lo rifacciamo?